Ragazzi, buongiorno e bentornati sui canali del coach. Problemi di gobba? Avete questo atteggiamento in cui vi trovate con le spalle anteposte e avete marcatamente questa cifosi dorsale molto accentuata? Allora, oggi voglio proprio farvi vedere due esercizi utilissimi per risolvere questa problematica. Sul mio canale ho già messo tanti video per aiutarvi a migliorare questa situazione, ma come dico sempre, a volte nel calderone di YouTube è pieno di video, quindi alcuni poi non li trovate più, quindi ho deciso di rifarne uno mettendo un bel titolo: anti-gobba, i due esercizi migliori, perché sono sicuro che così può essere più semplice da trovare. Ecco, non dobbiamo inventarci niente. Quando abbiamo queste problematiche, ovviamente spesso dipende dalla postura che teniamo tutti i giorni, spesso dipende che magari non ci siamo allenati per un po' e quindi abbiamo degli squilibri muscolari, però sta di fatto che nel tempo questa situazione si va a strutturare e quindi questa rigidità di spalle può diventare sempre più marcata. Non è semplice andare a risolverla così nell'immediato, questo bisogna essere anche onesti, bisogna proprio andare a creare delle abitudini, degli esercizi quotidiani, perché come quotidianamente voi state in posture scorrette, voi quotidianamente dovete andare a contrastare queste posture scorrette con degli esercizi che praticate tutti i giorni. Questo è l'unico modo. E poi ovviamente ci vuole anche un atteggiamento mentale, nel senso, quando sentite che perdete la postura corretta, rimettervi in posizione corretta. Questo può già essere di per sé uno dei primi esercizi che potete fare durante tutto il giorno, che può aiutare molto nell'andare a ristabilire gli equilibri dei vostri muscoli, fermo restando che poi, se sono strutturati, dobbiamo agire proprio con esercizi che possono andare a rinforzare i muscoli e a stirare quelle componenti che si sono irrigidite col passare dei mesi, degli anni. Uno dei primi esercizi che ci tengo sempre a far fare è proprio un esercizio di mobilità attiva che prevede di aprire attivamente la gabbia toracica, e questo lo possiamo fare con una classica, diciamo, lavoro a terra semplice, a corpo libero, mani a terra, e da questa posizione andiamo su, cercando di sentire stirare bene anche i muscoli che stanno a livello della zona toracica, sul bacino, e apro le spalle in questo modo. Di esercizi ce ne sono tantissimi da fare, però voi incominciate a farmi magari una decina di queste ripetizioni e questo può essere già uno di quegli esercizi utilissimi per riuscire ad aprire le nostre spalle. Poi possiamo andare a fare un classico esercizio proprio più di stretching, quindi ci possiamo mettere a terra, ok? Mi metto a terra, posso andare a prendere le mie caviglie e da questa posizione provo ad aprire anche qua il petto. Cerco di portare il petto verso l'alto, verso il viso, ok? E tenere le spalle appoggiate al pavimento. E qua posso mantenere per un certo numero di secondi, anche 20-30 secondi, e poi ritorno giù. E posso fare anche 2-3 serie di questo esercizio. Questi sono i primi esercizi che potreste andare a fare per migliorare questa, diciamo, capacità di ripristinare l'assetto delle vostre spalle. Ma di esercizi ce ne sono veramente tanti. Consideriamo che quando abbiamo le spalle chiuse abbiamo difficoltà a fare tanti esercizi, anche solo semplicemente mettersi una camicia. Un altro esercizio, visto che siamo qua e possiamo chiacchierare, farvi vedere, potrebbe essere anche semplicemente mettersi in questa posizione, aprire le spalle e poi giù, e apro il petto, apro le spalle. Questo è semplicissimo. Se notate che gli esercizi che ho mostrato prima sono troppo difficili, potete anche provare a fare questo esercizio di apertura. Questo potrebbe essere uno, ma potrebbe essere anche l'idea di andare a rinforzare i muscoli posteriori, quindi mani davanti e di qua apro, cercando di aprire anche qua il petto. Anche qua esercizi semplici alla portata di tutti che, ripetuti, vi possono aiutare. Possiamo farlo anche in questa maniera.
Ok, cercando proprio di aprire le spalle, di fare un po' il contrario di quello che tutti i giorni voi fate mantenendo una postura scorretta a lavoro o durante la giornata anche nei momenti liberi. Quindi questi sono esercizi, provate a essere regolari, provate a essere più frequenti possibili, anche se riuscite a farli 2-3 volte al giorno, fateli, sono leggeri ma vi potranno dare una grossa mano per migliorare la vostra situazione. Bene, spero di avervi dato dei suggerimenti utili anche oggi. Chi di voi vuole essere seguito con me, trovate i contatti qua sotto per andare sul mio sito umbertominetto.it, ma comunque qua nel mio canale trovate veramente tantissimo materiale per rimettervi in forma. Grazie veramente e ci si vede in un prossimo video. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertominetto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!